meraviglioso come un quadro che ha dipinto di con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Sarzana è una città culturale, lo deve diventare sempre di più, deve essere internazionale e grazie a personalità come Susanna, alla sua passione, alla sua voglia di fare, io credo che riuscirà ad esserlo sempre di più e mi auguro che tra noi nasca una sinergia e una collaborazione che ci consenta di fare tante altre edizioni. Sempre tanti consigli. Posso chiedere invece chi era Paolo da bambino? Buonasera. A Bologna dicono l'umarelle, cioè io da bambino stavo cercando i cantieri. La mia attrazione è stata la polemica, appunto. Quel povero insegnante che ha bocciato tre ragazzi alla maturità. Effettivamente è un'eccezione, perché la percentuale giusta è il 99,5% di ragazzi e ragazze che fanno maturità sono promossi. Io vorrei conoscere lo 0,5%, perché credo che siano dei ragazzi interessanti, quelli che riescono in questo paese a essere bocciati, ad essere degli eroi. Beh, delle persone che hanno un grande temperamento, una grande personalità, che è successo da adolescente, se mi facevo le canne, se lo insiste, posso anche dare prova di questo. Sì, tutti, lo stai dicendo? Ero un adolescente. Guardi, allora, 50 anni fa esatti usciva Yellow Submarine, mitica canzone dei Beatles, e io ho preso uno di quei mangiadischi con il, me lo ricordo perfettamente, era l'estate esattamente 50 anni fa, finite le scuole fine giugno, uscì questo capolavoro straordinario, poi c'era anche il film, il cartone animato, che sono delle cose meravigliose, Beatles, in quell'epoca lì, poi fu il canto del cinema. E io mi ricordo questo mangia dischi legato con lo scotch sul motorino, e così riuscì ad avere un certo successo sulle ragazze in quell'epoca, per merito di Ringo, John, George, mettevo dentro. Primo motorino con disco incorporato, modestamente lo inventai, credo di meritarmi un applauso, no? Creatività. Non so che fine abbia fatto col motorino, neanche col disco, credo che ci sia un po' rovinato con il sorbanzo. Voi non avete acqua, avete un sacco di coppe, ma non avete acqua. Abbiamo anche l'acqua. Posso fare un'altra domanda? Lei qui a Porto, lei è la padrona. No, per l'amor del cielo, noi siamo un'associazione, quindi. E volevo chiederle, nella sua vita c'è stato un momento di debolezza, un momento in cui non ha avuto il coraggio di fare qualcosa? Visto che parliamo di coraggio, io volevo invece capire le sue debolezze. Debolezze tantissime.
Io poi sono uno che piange facilissimo, mia figlia mi prende sempre in giro perché mi emoziono con una straordinaria facilità. Intendendo naturalmente come la famiglia, come punto di riferimento, e la scuola come il luogo dove il bambino o l'adolescente dovrebbe formarsi, però in queste sedi appunto ci vuole il coraggio, come lei dice, anche di dire di no, il coraggio di bocciare. Guardi, sulla scrittura, questo la ringrazio per averlo ricordato, perché è proprio uno sforzo mio di tanti anni. Sono tanti anni che scrivo, sono tanti anni che pubblico e ho sempre cercato, anche quando faccio le conferenze, quando parlo in pubblico, di essere chiaro, perché credo che la gente abbia bisogno di parole chiare, discorsi barocchi se ne sentono anche troppo. Ho sempre amato gli scrittori che avevano questa grande capacità. Ho amato. Figuriamoci se su uno schizzo di saliva raccolto 30 anni prima, su un francobollo, su un reperto, oltretutto doveva essere abbondantissimo, poi la prova non è ripetibile perché si dice che tutto il reattivo è stato utilizzato, questo lascia dei dubbi, soprattutto in termini procedurali. E dicevo, perché tanti casi sono così interessanti a livello mediatico? Cioè, cosa c'è? C'è il giudice che vuole diventare famoso? Cosa c'è dietro a questi casi? Che poi alla fine... Ma guardi, questa è una bellissima domanda ed è una domanda molto tecnica, perché è proprio un aspetto, direi, specifico di quella che definivamo prima la criminologia mediatica. L'evento mediatico incurva il decorso del processo penale? La risposta è sicuramente sì, inevitabilmente. Sarebbe meglio che il processo penale si svolgesse in chiuse stanze come quelle dei tribunali dell'Inquisizione? La risposta è sicuramente no. Quindi se il legislatore, la Costituzione, ha voluto che l'evento processo penale fosse un evento sottoposto alla critica del giudizio dell'opinione pubblica, ha avuto sicuramente le sue buone ragioni. I giudici togati e i giudici popolari delle corti d'assise d'appello risentono della formazione di un'opinione pubblica collettiva? La risposta è sicuramente sì. Però in questa dimensione non tutti i processi sono uguali. Allora lei fa bene interrogarsi sul perché alcuni processi sono più mediatici di altri, e ne potrei citare uno che ho anche avuto modo di visitare personalmente, essendo stato consulente anche lì durante il processo, che è Carlo Manzoni. Complimenti per il suo inedito, per il suo... inedito, là, bravo, bravo. Noi l'abbiamo avuto, l'abbiamo ricevuto inedito e abbiamo detto è un testo da pubblicare tranquillamente, e è già fatto. Dinamismo di un cane al guinzaglio. Guarda sui dati. Sì. Non si può mettere la copertina per i padri più che sono passati 70 anni. Questo è un testo ricco di episodi legati alla guerra, con tutte le conseguenze drammatiche che la guerra comporta, con gli eccidi, con gli odi, con le contrapposizioni di parte, con la difficoltà anche di decidere da poter pestare, che cosa scegliere alla fine. Però il messaggio che lei dà è straordinario, perché riesce a rimanere al di sopra, e non è facile, perché probabilmente non sono nemmeno passati tanti anni dall'ultimo conflitto e appunto dalle lotte intestine, dalle lotte civili che hanno dilaniato il nostro paese. Il messaggio è rivolto ai giovani, quindi è un libro che dovrebbero leggere i giovani, proprio perché non contempla odio, perché ha una visione che riesce a porsi al di sopra delle contrapposizioni di parte, e non è facile, non è facile, nemmeno ai nostri giorni. Ce ne vuole parlare?
Sì, il problema, mi scusi, faccio un piccolo accenno riprendendo quanto diceva l'amico prima. Perché si scrive? Si scrive per se stessi, prima di tutto. Avesi diceva che si scrive solo per se stessi. In realtà si scrive per essere letti. Ma perché? Io ho 70 anni, ho iniziato a scrivere pochi anni fa. E scrivo per creare emozioni, per emozionarmi io e per cercare di emozionare gli altri. L'emozione è una cosa che non ha età e secondo me la letteratura è emozione ed è sempre senza età. E perché scrivo sulla resistenza? Altra bella domanda. Attualmente si scrive molto di più contro la resistenza che per la resistenza. Però vi cito un aneddoto. Quando ho presentato il precedente libro, sempre sulla resistenza, i presentatori erano il vicepresidente dell'ANPI che aveva fatto la prefazione, il portavoce del sindaco di Sapia, che sono milanese, e abbiamo discusso un po' sulla resistenza. A un certo momento, nella calma della discussione, si è alzata una signora piuttosto elegante di una certa età che ha detto: volevo sostenere solo una cosa, io ero fascista e lo sono ancora, e si è riseduta, era mia mamma. La cosa a me è servita per dire semplicemente: vedi mamma, tu oggi hai detto la tua idea e non è successo niente. Se io dicevo la mia idea allora, finivo in galera. Questo è un messaggio che va riportato, a mio parere, soprattutto, come diceva la professoressa, ai giovani. Mia figlia ha 22 anni, sta per laurearsi brillantemente al Politecnico di Milano ed è ignorante. Ignorante su che cosa? Sulla vita di suo nonno, sulla vita di sua nonna, perché la resistenza non è accaduta nel 1312, è accaduta 2 o 3 anni prima che io nascessi. Dobbiamo, a mio parere, ed è il nostro, mi si è parlato di messaggio, ed è il nostro messaggio, dare ai giovani questo. E l'unico lascito che noi possiamo dare ai giovani è un esempio, l'esempio di non dimenticare. La memoria non è un mausoleo, ma è un'attività. Entrare dalla piazza di Sarzana un sidecar esattamente come quello che raccontavo io. Allora io ho avuto un'emozione e purtroppo ho continuato a scrivere. Fare la trilogia, ma farne 4 è molto più difficile.
soprattutto parli con il personaggio che cambia, perché quando uno ha inventato Camilleri, prima c'era la bellissima cosa, Camilleri è bravissimo perché ha inventato un personaggio, un'ambientazione e può andare avanti e scrivere 100.000 libri, perché la parte principale è già fatta. Io vorrei scrivere invece il prossimo libro spiegando una cosa che oramai è su tutti i giornali quando si parla di resistenza o d'altro, ed è cercare di spiegare perché gli italiani una notte sono andati a letto fascisti e alla mattina erano antifascisti. C'è una profondissima ragione profonda. E poi l'ultimissima cosa, siccome ho sempre ho 70 anni, capelli grigi, e quindi mi posso permettere di fare realmente il femminista, nel mio libro, a mio parere, la cosa principale è quando una ragazza dice al marinaio: l'8 settembre tutti gli uomini italiani hanno dovuto fare una decisione, prendere una decisione importante, pesante, però hanno dovuto. Noi donne, se quella decisione l'abbiamo presa, vuol dire che la nostra decisione vale più. Dinamismo di un cane al guinzaglio, premio speciale Penna d'Oro. Sì, allora lo facciamo tutti. Allora, signor Ferrari ha scritto un bel libro dove i personaggi di fantasie e alcune figure realmente esistite vivono gli anni della Seconda Guerra Mondiale. A ridosso della linea gotica, qualcuno si fermerà lungo il percorso, qualcun altro andrà avanti imperterrito, tra il fuoco nemico e le linee della resistenza. Non ho fatto nessuna sorpresa quest'anno, però abbiamo avuto degli ospiti di eccezione, credo che possano rimanere nel cuore anche gli ospiti. La foto? Il premio più bello è essere insieme agli amici, poi sono poeti. Persone che riescono a emozionare e a emozionarsi con la parola. Grazie.